Ci siamo quasi, è entrato anche Quentin, si aprono le gabbie, parti! Cavalli della seconda corsa, la Maiden per i maschi di 2 anni. Dall'interno il più veloce Erdandi, che oltre ad avere uno steccato basso prende subito con intenzioni decise la leadership della competizione. Parte bene anche Intrepido Romano, la cui scia è presa da Carrack Sweety, che lo sopravanza in poche battute. In quarta posizione per corsie esterne c'è High Go, seconda linea invece per Quentin, che decide di correre per corsie più larghe, e poi Leone di Sicilia, che si è acquattato dietro al favorito. Si procede così con 4 cavalli in diagonale, di dentro Erdandi, poi Carrack Sweety, Intrepido Romano e High Go. Dietro a questi troviamo Leone di Sicilia, che non perde contatto visivo con i primi, stessa cosa per Quentin. Quando siamo a 400 al traguardo sono tutti sotto spinta, con ancora Erdandi il leggero vantaggio, il favorito che non ne ha, e allora via libera al centro della pista per Quentin con ancora High Go. Si mette sulle gambe anche Leoni di Sicilia, tutto questo al paletto dei 200, quando Quentin è ancora davanti nei confronti di Leoni di Sicilia, che tenta l'ultimo assalto. Quentin contro Leoni di Sicilia, Quentin che tenta di mantenere il vantaggio nel tratto conclusivo. Quentin si toglie la qualifica di Maiden, secondo posto per Leoni di Sicilia, al terzo Erdandi. Vince dunque Quentin, figlio di Adai, che si toglie la qualifica di Maiden al quinto tentativo in carriera, in sella a Francesco Dettori per il training di Agostino Affei, colori della Blue Castle Stable. 6 al primo posto, 5 Leoni di Sicilia al secondo. Per il terzo, se non abbiamo visto male, Erdandi, ma aspettiamo l'ultimo replay della nostra regia, che ringraziamo anticipatamente. Vince Quentin, secondo Leoni di Sicilia, sì, terzo posto per Erdandi. L'ordine d'arrivo numerico ufficioso è 6-5-2 da Capannelle. Per la seconda è tutto.